Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed e credo proprio che siamo arrivati all'ultimo episodio di questa fantastica serie. Mi sono davvero tanto divertito sia a portarla e sia a vivermela con voi. Il nostro pugile, il signor Leo, con questa carriera lo avete apprezzato in molti. In molti si sono avvicinati anche a questo gioco, all'inizio non conoscendolo. Poi piano piano, venendo anche dal mondo PlayStation, si sono un po' incuriositi, all'inizio magari erano un po' diffidenti, ma stiamo comunque parlando di un nuovo gioco di pugilato, abbastanza lontano da quelli che possono essere gli altri giochi sportivi che abbiamo visto molto spesso anche solo su console. Io avevo una grandissima curiosità su questo gioco. Quando ho iniziato infatti a portarlo, è stato anche abbastanza difficile cercare di far appassionare le persone, ma con la modalità carriera avete visto che si può realizzare qualcosa di bello, divertente. E voglio che voi entriate un po' nell'ottica del fatto che, ok, che è bello entrare su YouTube, vedersi la serie, vedendo magari un pugile che nel corso del tempo, settimana dopo settimana, migliora, va avanti nella carriera, sicuramente è bello e anche io mi diverto a portarvelo. Ma state sicuri che anche per chi ha poco tempo per giocare, magari riesce soltanto a giocare la sera, se tutto va bene, quella mezz'oretta, anche se riuscite a fare un solo incontro a serata, seguendo l'avanzamento anche della carriera, in base a come vanno gli altri pugili, e spero proprio che nella versione completa venga approfondito un po' di più tutto. Potete passarvi davvero un'ottima serata, andare a letto tranquilli e soddisfatti di esservi fatti la vostra partita, avendo sconfitto magari un avversario che un paio di giorni prima ti spaventava anche un po'. Anche se questo probabilmente sarà l'ultimo episodio di questa serie in accesso anticipato, per quanto riguarda il signor Leo, gli sviluppatori hanno comunque comunicato che resetteranno le classifiche online, e io fortunatamente online ho combattuto veramente poco, giusto il tempo di farmi un'idea. Poi ho avuto anche problemi con la connessione, quindi non me lo sono goduto troppo, ma credo che in questa fase di accesso anticipato abbia avuto anche diversi problemi, e sicuramente nella versione completa sarà un po' rivisto e migliorato, ovviamente. Sembra però che i dati non verranno proprio cancellati completamente. La possibilità forse di mantenere i pugili creati potrebbe restare, ma dobbiamo comunque aspettare qualche altro giorno per averne la conferma. Se dovesse essere così, il nostro signor Leo rimarrà come pugile, quindi forse potrei anche continuare la carriera. Abbiamo visto che possiamo migliorare comunque di rango. Nel dubbio, poi farò comunque qualche sondaggio, chiederò direttamente a voi cosa vorreste vedere e perché no, potremmo far partire una serie nella versione completa, partendo magari anche dai pesi piuma e con il tempo, ragazzi, senza nessuna fretta, senza nessun problema, mantenendo magari anche gli stessi orari, dato che comunque ho notato che a molti di voi fa piacere e continuate a seguirlo da diverso tempo già Undisputed, beh, potrebbe diventare una caratteristica abbastanza importante su questo canale, dove anche se vado a portare altri giochi e vi consiglio sempre di vedere anche le altre serie, beh, perché non possiamo specializzarci un po' di più anche in giochi legati magari allo sport, in questo caso al pugilato. Nello scorso episodio, ragazzi, è capitato anche un imprevisto abbastanza grande. Alvarez, con un problema ai polmoni durante l'allenamento, ha dovuto annullare l'incontro con noi. Guardate Amir che tanto prova a risfidarci per il titolo, ma no, no, Amir, no. Dato che lui ha dovuto fermarsi, noi abbiamo combattuto contro Martinez, che comunque si è rivelato abbastanza forte, ho rischiato anche abbastanza, ma ragazzi, adesso Alvarez nella classifica generale è terzo. Davanti a noi c'è solo Sugar Ray Robinson. Abbiamo solo un problema, il primo in classifica, non possiamo sfidarlo adesso. Forse la sfida dovrà arrivare direttamente da lui? Siamo messi comunque bene nelle classifiche. Intanto però l'unica cosa che posso fare è affrontare Alvarez, sperando che questa volta non ci siano problemi. Resta comunque il fatto che ha subito un infortunio. Sarà un po' più debole rispetto al suo solito. Ho già fatto la classica attività mediatica nella prima settimana. Ci troviamo già tra le prime posizioni. Aumentare troppo la potenza potrebbe non servire, ma la difesa con la velocità, secondo me, sono la cosa migliore. Partiamo con la seconda settimana levandoci subito allenamento con il salto alla corda. La stamina passa al 93 e la velocità del movimento migliora. Nella terza settimana, avendo ancora il vigore molto alto, possiamo passare a pensare un po' alla difesa. Lo sparring difensivo, infatti, sarà fondamentale e lo alterneremo con il sacco veloce. Nella quinta settimana, ragazzi, ho dovuto comunque recuperare perché il vigore scenderà più volte, questo è sicuro. Lo sparring difensivo, certo, è importante, ma rimanendo sempre nel sacco veloce, possiamo puntare anche alla difesa. Alterniamo
lo spanning difensivo al sacco veloce improntato sulla difesa, perché in questo modo miglioriamo anche la precisione. E la precisione nello scorso episodio è mancata un pochetto al signor Leo. Per la settima ripuntiamo ancora alla velocità. Nell'ottava, ragazzi, sono costretto comunque a recuperare un po' e poi ritorno ancora a fare sparring difensivo nella nona settimana, poco prima di andare quindi a recuperare decentemente prima di combattere. Ok, Alvarez comunque non ha avuto problemi in queste settimane durante la preparazione, fortunatamente, quindi l'incontro si farà. Overall di 85, il peso va benissimo, 160 libbre, l'agume combattivo ha un ottimo livello, anche se già l'abbiamo superato nelle classifiche, andiamo a prenderci la nostra 55esima vittoria. Here we are, getting ready for this showdown between these two fighters, should be a good one. I'm Todd Grisham, alongside me is Johnny Nelson. About time too. And now it's time for our tale of the tape. Many consider this to be the most exciting division in all of boxing, 160-pound max from Italy. In their last fight, they won by knockout. This is Canelo Alvarez from Mexico. The last fight was a very controversial decision loss. They have waited for this fight for so long, John. This is ridiculous. And with that, let's go into the ring and the Hall of Fame announcer himself, Jimmy Lennon Jr. This bout is scheduled for 10 rounds of boxing. Fighting out of the red corner from Italy, wearing the white trunks trimmed with green, Saul Canelo Alvarez. And it looks like the fighters are now ready. We're hoping for an all-action slugfest. Lui potrebbe essere davvero tanto pericoloso. Solid punch. Now gonna get a little more loosey-goosey. Let's see how this one feels. Nel gioco, ragazzi, ci sono diverse arene da poter scegliere, no? Per combattere. In questa c'è una sfogatura che non riesco a capire per quale motivo ci sia. Nothing quite like the chemistry between a fighter and their coach, and this partnership is working great. Couldn't land that jab. Ragazzi, guardate come non si muove. Sta fermo lì. What a punch. Both fighters landing in these exchanges. Judge is gonna have a tough job. Gonna shake out the arms and legs and move around a little bit. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. Counter punches have to hurt. Porca vacca. Only catching air with that hook. Questo si è ripreso comunque da un collasso polmonare e sta sul ring a combattere. That punch landed. Every time he throws a punch, a receipt is coming right back. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Non voglio rifare l'errore dello scorso episodio dove ho abbassato troppo la guardia e ne ho pagato anche le conseguenze. Sì, bisogna studiare un attimo il modo in cui lui vuole attaccare, perché ha gestito molto bene la sua stamina, non ha attaccato come hanno fatto altri pugili, consumando la sua energia. Noi siamo andati molto calmi, abbiamo messo a segno diversi colpi, tutto procede bene tranquillamente. There's the bell to start the round. After a really strong round, let's see if they can finish the job. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, all'inizio di questo round, ecco già, adesso lo vedo un po' più con il piede di guerra, sbaglio. This is a historical moment. Not many boxers get to 50 fights. An absolute warrior. That
that jab doesn't score. Io a fine serie sto iniziando a parare anche un po' di più al corpo, eh. Punch is beginning to take its toll. Nice power punch. This has been a very ottimo, competitive ottimo. Round as we reach the midway point. Wow, porca vacca! Knocked down hard. I'm not sure that they're going to be able to get back. L'abbiamo on their preso feet proprio malissimo. As the referee continues the count. Let's watch that again in replay from a different angle. You're right, Todd. What a shot! Ragazzi, ha detto male. Tre colpi l'hanno sderenato. Poi capirai, se hai avuto un problema polmonare, la resistenza potrebbe essere molto, molto acciaccata. Vabbè, ovviamente si è rialzato, Some fighters, when this happens, this can be heartbreaking. Some fighters, it makes them angry. They want to get back into the mix again. È ritornato un po' a difendersi, vedete, non attacca più come prima. They're happy this round's coming to an end. 10 seconds left. Ok, procede abbastanza bene. Non so come sta messo lui. Un po' acciaccato. Purtroppo gli ha detto malissimo. Cioè, proprio. Non ho neanche esperienza con altri pugili che si sono infortunati. Quanto possano essere più deboli rispetto al solito. Ma non lo vedo troppo bene. They ring the bell and here we go. Gotta get the momentum shift coming their way. What can they do here? That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not gonna happen. He's got a hustle, man. He's got a bluffer. The jab doesn't quite connect. Comunque non è che non fa male, eh. Can't land the jab there. You know, we have to rank them as one of the best in their weight class. And he misses with that jab. Cavolo, abbiamo già un po' di gonfiore. A parte che ci sta pestando. Halfway through the round, and I don't know who's got the advantage. Great stuff. Throwing the hook, but it doesn't score. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them. More than happy. This fighter has a very good win-loss record and will be tough to beat. That uppercut just missed. That punch scores. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Pensi che sia ancora un allenamento? Non perde la concentrazione e segui il nostro piano. Sì, effettivamente ho rallentato abbastanza in questo round, più che altro perché i colpi che ho sferrato non sono andati proprio a segno. E infatti è andato a suo favore un round. Porca vacca. Style it out. Get on the back foot, jab. Rest on the jab. Be smart and pop until your legs come back. Then put the pressure. A perfect counter shot. And it appears they're out of trouble, at least for now. But that just goes to show you one clean punch changes everything. Got caught sleeping on the job. What do? You step back, steady yourself, recompose yourself, then boom, back into it. Do not make those mistakes. It's the wrong place to fall asleep.
He threw a punch and just got countered. Benissimo. And now going for ottimo. The finish. How is he on dannazione. His feet? This doesn't make sense. What recovery skills they are. What a shot it was. Completely gone. I thought there's no way he's going to finish this round. But look at that. Look at the movement. Look at the speed. Back. Why weren't they more cautious? And they're down. Woodkins. Wow. Let's take another look at that. Where did that due come ganci from? Sinistri what caricati, a eh? Shot. One, two, three, four. Allora, noto che da parte sua la potenza c'è. Però ragazzi, qualcosa che non andava ce l'aveva. E infatti è proprio strano che si sia arreso in questo modo. No, no. Abbiamo steso solo due volte. Non ho combattuto neanche troppo bene effettivamente. Però l'incontro è nostro. Alla fine l'energia l'abbiamo gestita allo stesso modo. Ci stiamo comunque paragonando ad un Alvarez che è da poco uscito fuori da un problema ai polmoni. E nulla ragazzuoli, non posso ancora sfidarlo. Proprio non posso. Vedete? Non è colorato come gli altri avversari. Semplicemente noi siamo secondi. E a quanto pare, se non arriva la proposta da parte sua, noi col cavolo che possiamo sfidarlo. E io mi ritrovo comunque con il signor Leo che è volenteroso, vuole avanzare, ma c'è questo intoppo. Io potrei comunque andare a sfidare il terzo, che al momento ha superato Alvarez. Questo Rodriguez, che però anche lui di overall non sta messo troppo bene, ma potrebbe servirci per avanzare ancora nelle classifiche. E mi sta venendo un dubbio. Non è che per affrontare comunque il primo in classifica, il problema potrebbe anche essere il manager, che se non sta troppo sul pezzo, col cavolo che te lo riesce a organizzare l'incontro. These two have certainly talked the talk, now they've got to walk the walk. Alongside me is Johnny Nelson. Looking forward to this one, Todd. It's time for our tale of the tape. They'll fight as middleweights, and they will enjoy a power advantage. From Italy, last time we saw them in the ring, they won by KO. We've been waiting a long time for this matchup. Here we go. Ragazzi, sapete che con tutti gli incontri che abbiamo fatto, non ricordo neanche se lo abbiamo già affrontato in passato. Comunque, abbassiamo la guardia, ci siamo allenati parecchio. Lui, guardate com'è spavaldo. Ma direi di metterlo subito a tacere. Perché ok, sì, è terzo, ma è avanzato anche perché Alvarez ha avuto problemi. Sistemiamo le cose. Facciamo capire, asciugate i Robinson, che possiamo sfidarlo perché ce lo meritiamo. Lucky that hook didn't score. Jab does not score. Back and forth they go in this round. The momentum continues to shift. Nice idea with the jab, but does not land. A very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other, because no one dare do anything out of turn. Non bisogna abbassare la guardia, ma ragazzi, la potenza a noi non ci manca. Facendo attenzione. Off the charts action from both of these fighters. Big, and now it's him that's in trouble. And he goes down. Not looking good for him right now. È nostro. Everything looks better in slow motion. Let's take another look. That's lights out right there. Meno male che il sinistro ha lisciato. Va bene, gli dice benissimo. Vitalità perfetta, la stamina è scesa un pochetto. Carichiamo bene i colpi, colpiamo duro e bene. E forse non vedrà neanche il terzo round. And there's the bell to start the round. Let's see how he bounces back here after getting dropped in the last round.
That knockdown we just saw was a heavy knockdown. E via! Sinistro caricato, ha preso tutto, va giù. And they're down, trying to make it up before. Andate ragazzi, lo sapevo che potevamo farcela, ottimo. E la cosa bella è che stiamo difendendo tantissimo la nostra seconda posizione in questo modo. Ma il problema sarà sempre, Sugar Ray Robinson, vuole affrontarci? Allora, il coach ha anche definito questo avversario abbastanza preparato, ma noi l'abbiamo comunque crepato. L'attacco ci ha detto addirittura C, non so come sia possibile, probabilmente voleva più varietà nei colpi. Effettivamente l'abbiamo distrutto soltanto con i ganci. Alvarez è riuscito comunque a recuperare la sua terza posizione. Rodriguez, dopo la nostra sconfitta, è indietreggiato. E ragazzi, mi sa che è anche un problema, forse un infortunio, perché 59 di overall è sceso. L'abbiamo crepato. Non so cosa gli abbiamo fatto. Sugar Ray Robinson ha diverse cinture. E stiamo parlando di cinture mondiali. Ma se ci fate caso, c'è un lucchetto. Come a dire che non rispettiamo qualcosa per poterlo sfidare. Brown noi l'abbiamo anche sfidato e lui in questo momento si trova davanti a noi per quanto riguarda questa classifica. Torniamo ad essere terzi, quindi ancora dietro a Brown in quest'altra, ma addirittura qui siamo settimi. Tutto perché le cose variano in base anche a come vanno gli altri incontri degli altri pugili. Teoricamente questo qui doveva essere il video finale di questa prima stagione con il nostro signor Leo. Non ci stanno dando la possibilità di raggiungere il primo posto. E è anche bello, in un certo senso. Ce lo siamo meritato di arrivare a questo punto perché abbiamo affrontato Alvarez, anche se ha avuto problemi, il suo overall è sceso, siamo riusciti comunque a sconfiggerlo e a portarci avanti a lui. Probabilmente anche per come vanno le cose, in base al manager che hai, alla fama che hai, non puoi permetterti di sfidare, per esempio, il primo in classifica. Aggiungiamo inoltre che il gioco mi chiede ogni volta di passare a rango 6. Vogliamo vedere cosa succede se passiamo a rango 6? Ma non vorrei che poi vada a sballare tutte quante le classifiche. Facendo passare semplicemente un'altra settimana, ci dice che hai raggiunto il rango 6 e per continuare dovrà rinunciare a cintura nazionale e continentale. Se non vuoi rinunciare alla cintura, rimarrai a rango 7. Questo credo che sia comunque un problema. Infatti io, dato che è il video finale, confermiamo. Facciamo questo passaggio. Essendo passato a rango 6, ho semplicemente rinunciato alle varie cinture. Cintura che adesso è passata da Mir, perché lui ci stava sfidando da una vita. Ma comunque non mi è andata a sbloccare qualcosa in più. Andando a vedere comunque gli incontri che posso andare a fare, non ci sono nuovi pugili. Inoltre, gli altri sono scesi. Qui sarebbe da approfondire. Il manager in questa fase del gioco ha tantissima importanza. Noi comunque ne abbiamo uno di rango B, non è che è il primo scemo. Anche se c'è Brian Peters che addirittura ha tutte A. Il problema qual è? Noi abbiamo compiuto 32 anni. E con le varie settimane che per forza devi aspettare per prepararti all'incontro, per allenarti e magari anche per riprenderti dagli infortuni, il tempo passa. Il rango 6 che ho raggiunto adesso, dopo una cinquantina di incontri, cosa sta a significare? Spero che nella versione finale vadano a sistemare un po' o comunque a chiarire il modo in cui avanzare nelle classifiche, perché andando a vedere le notizie, cosa che non ho fatto molto spesso in questa serie, possiamo anche dire quasi mai, tranne all'inizio, possiamo vedere che Sugar Ray Robinson ha firmato un contratto per giocarsi il titolo nelle sue categorie, perché Brown stava dietro di lui in diverse classifiche, noi solo in una. Magari con un manager un po' più sistemato come quello che abbiamo visto, avremmo potuto. Ma Sugar Ray Robinson ha scelto Brown, tra l'altro Brown è anche favorito, e questo è il sogno che il nostro signor Leo avrebbe voluto vivere, ma che purtroppo non si è presentato. Ho provato anche ragazzi a far passare qualche settimana per vedere se poteva cambiare qualcosa. Possiamo concludere questa prima stagione. Forse avevamo bisogno di più incontri, o forse appena il gioco ti dice di cambiare rango, ti conviene fare quel passaggio, anche se vai a perdere magari qualche titolo. Solo Amir a un certo punto per il titolo ha iniziato ad offrirci tantissimo. Ma in altri casi, anche se stavamo combattendo magari per un titolo, il nostro guadagno era veramente basso, sia in fama che in denaro. Qui comunque possiamo vedere i jab, i diretti, i montanti, i ganci, tutte quante le varie statistiche ed anche la precisione di tutti quanti i vari colpi che abbiamo messo a segno e le medie dei colpi che utilizziamo durante ogni incontro. 58 incontri totali, 8 vittorie per quanto riguarda i titoli, 253 round vinti.
Vittoria più veloce per KO, 230 secondi. Serie di vittorie più lunga, 37. Avversario più affrontato, Isaac, porello. Isaac sì, ci ha provato tantissimo. Beh, se avessimo accettato anche Amir, era più o meno insistente quanto Isaac. Comunque, un paio di avversari sono riusciti a darci problemi. Per esempio Emilio, che poi, se ci pensate, sembrava potentissimo. Aveva tantissima forza. Sì, ma per come stavamo messi all'epoca. Abbiamo visto tanto di peggio, siamo migliorati tantissimo e adesso probabilmente potremmo stenderlo con due round. Di queste sconfitte però, una è stata per KO, l'altra per decisione e un po' non mi era andata giù, me lo ricordo. Questi 5 milioncini e mezzo ce li siamo riusciti a fare. Grant Smith è stato il coach che ci ha seguito di più, con ben 23 incontri. Tanisha ci ha organizzato più incontri di tutti tra i manager, quindi anche grazie a lei abbiamo fatto tutto questo successo e siamo riusciti ad arrivare secondi e terzi. E poi ringraziamo anche il Catman che ha dovuto agire poco, un po' di più in questa fase finale, mi sono stati aperti un po' di tagli, qualcosa. Ma fortunatamente in tutta la serie non ci sono stati infortuni pesanti. Proprio di infortuni infatti ne abbiamo avuti tre lievi. L'infortunio più comune è stato il taglio e con 19 settimane totali abbiamo sistemato i nostri problemi che nel corso del tempo si sono presentati. Ma considerate che siamo partiti con 18 anni e stiamo concludendo a 32, quindi il tempo è passato. L'overall più alto con gli allenamenti e tutto è stato di 85. Ci siamo allenati 223 volte. Ci dice anche quando siamo andati a combattere con il vigore al massimo, con l'acume al massimo. Il sacco veloce è stato il più utilizzato e ci dice tutti quanti gli allenamenti, quante volte l'abbiamo fatti. Beh, il cambiamento di dieta, 0 volte, non è vero perché l'ho fatto qualche volta, quindi vedete, qualche baghetto c'è sempre. Ci abbiamo provato ad arrivare primi, ma il tempo non è dalla nostra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che la serie vi sia piaciuta. Credo proprio di sì, perché mi avete dimostrato davvero tanto affetto. E anche se questo canale è piccolino, sì, ho aperto 4 anni fa, ma con Undisputed è un annetto che ci stiamo litigando. Beh, è stato davvero bello, ragazzi. Vi ringrazio davvero tanto perché sarebbe carino vedere questo affetto anche nelle altre serie. Ma capisco che ogni gioco ha una sua storia, ha un suo pubblico e non tutti sono interessati a tutto. Non si deve e non si può costringere nessuno a seguire qualcosa che non vuole. Ma sono stracontento che a vagonate siete arrivati. Mi avete fatto anche i complimenti per come stavo portando la serie, anche se sono partito facendo delle prove, niente di particolare. La musica stessa che sentite in ogni video, quella che accompagna le nostre partite, non è quella del gioco, la metto io. Questo anche perché non sapevo quanti problemi potesse avere con il copyright questo gioco. In molti casi infatti durante questa serie mi è capitato che YouTube mettesse la pubblicità, anche se io non la volevo, quello perché il copyright, quando dà problemi, il proprietario di quella canzone o comunque di quei diritti decide come mettere la pubblicità, se metterla, se farti utilizzare quella determinata canzone o se buttarti giù il video. Potrebbe essere più carino forse ripartire da zero con nuove stagioni, un peso magari che scegliamo insieme, potrei fare dei sondaggi per far conoscere ancora di più questo gioco e far appassionare anche un po' di più le persone al pugilato, perché in molti casi da tante persone è visto come uno sport bruttissimo dove la gente si mena. Ma tra i vari sport che esistono in cui puoi farti male davvero, credo proprio che la box sia uno di quelli più puliti, proprio a livello di regole. Mi sono dilungato anche troppo, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.